Bentrovate e bentrovati a questo appuntamento in diretta del Festival Salute Globale. Io sono Davide Michielin, sono giornalista scientifico e ospitiamo questa sera il professor Filippo Giorgi. Buonasera, professore. Buonasera a tutti, anche gli ascoltatori. Ecco, Filippo Giorgi è climatologo, direttore della sezione Scienze della Terra dell'Abdus Salam International Center for Theoretical Physics, cioè l'ICTP di Trieste, e nel passato recente, diciamo, è stato anche vice direttore del gruppo di lavoro 1 dell'IPCC. Ricordiamo prima di iniziare che queste dirette sono un percorso, se vogliamo, di avvicinamento alla realizzazione fisica del festival che, come sapete, a causa dell'emergenza sanitaria è slittato a novembre e appunto ci rivedremo quindi di persona a novembre. Nel frattempo, appunto, ringraziamo gli organizzatori del festival, nonché l'editore La Terza, che rendono possibile questi appuntamenti. Ecco, Filippo, abbiamo visto in queste, a proposito di emergenza sanitaria, abbiamo visto in queste settimane il mare di Trieste che si è riempito di delfini, la laguna di Venezia in cui sono tornati polpi, sono tornate meduse. Insomma, la natura, l'uomo si ferma e la natura si riprende un po' i suoi spazi. È un po' un paradosso, cioè un pianeta in cui l'uomo si ferma e un pianeta che sta meglio. Ma direi, intanto anch'io ringrazio tutti quanti per la partecipazione a questo evento. Direi sì, hai usato la parola giusta, è un paradosso perché quando, diciamo, durante questi mesi in cui noi eravamo chiusi in casa, l'economia stava ancora oggi in grandissima difficoltà, e insomma, anche un'emergenza sanitaria di carattere globale, in realtà il pianeta non è mai stato così bene, diciamo, dal dopoguerra in poi, nel senso che sicuramente molti avranno visto dati da satellite che hanno mostrato come i livelli di inquinamento, anche in Cina. La Cina, se prendi un'immagine da satellite, in questo momento la troveresti coperta da una nube di inquinamento, magari adesso un po' di meno perché anche loro si sono fermati, però normalmente succederebbe quello durante il lockdown che hanno avuto, anche lì la situazione era molto migliorata. Hai fatto la pianura padana, che è una delle zone più inquinate d'Europa, appunto questa immagine satellite ci mostrava come fosse pulitissima. Anche si è parlato delle acque di Venezia, trasparenti come non si vedevano, penso, dai tempi che erano molti, molti anni, addirittura pesci, delfini che si sono visti in Adriatico e così via. Quindi il paradosso è che appunto quando gli umani, la società umana sembra stare meglio, mettiamolo così. Il pianeta soffre perché quello che stiamo facendo dal punto di vista ambientale al pianeta sicuramente lo mette in sofferenza, e invece il contrario, quando noi siamo in sofferenza il pianeta sembra un po' rinascere. Quindi diciamo, questo mi ha fatto molto pensare perché mi chiedevo, insomma, adesso tutto si è fermato. L'ambiente sta meglio, adesso che si fa? Si riparte e torna tutto come prima. L'idea è che magari, ecco, si potrebbe ripartire in maniera un po' diversa e far sì che lo sviluppo post-Covid, la rinascita post-Covid sia un po' più in sintonia con il pianeta. Perché insomma, alla fine, tutte le varie crisi ambientali di cui non si è parlato in questi 2 o 3 mesi, non è che siano scomparse, è tutt'altro. Quindi sono lì che ci aspettiamo dietro l'angolo e quindi insomma speriamo che la ripartenza venga fatta in maniera un po' più, ripeto, in sintonia con il pianeta, non voglio usare parole diverse da queste. Ma secondo te, per quella tua esperienza, questi mesi di stop di la maggior parte delle attività produttive si vedranno poi nelle tendenze
climatiche oppure non cambia niente? Diciamo che non si vedranno, nel senso che per questi 2 o 3 mesi effettivamente le emissioni di questi gas a effetto serra, soprattutto l'anidride carbonica, sono crollate, perché appunto l'anidride carbonica viene emessa soprattutto dall'uso di combustibili fossili, quindi essendosi fermati tutti i trasporti, tutta l'industria e così via, le emissioni sono crollate. Però se la cosa accade solo per 2 o 3 mesi, in realtà dal punto di vista climatico non si vede se tutto torna come prima. Perché? Perché questi gas serra hanno un tempo di vita in atmosfera molto lungo, dai 50 ai 100 anni, e quindi noi ci portiamo ancora dietro la memoria dei 50 anni passati, quindi non bastano 2 o 3 mesi a rimettere le cose rimetterle a posto, diciamo così, serve uno sforzo molto, molto più prolungato. Quindi io non credo proprio che dal punto di vista climatico si vedrà niente. Se pensi che anche la crisi che c'è stata nel 2010, la crisi economica del 2010, che è stata una crisi quantomeno dal punto di vista della durata molto peggiore di quella che abbiamo appena passato, praticamente sul record climatico non si vede, quindi purtroppo questo lockdown dal punto di vista climatico non è che abbia aiutato. Ma facendo un passo, ormai l'abbiamo già un po' introdotto, no? Come, cioè, il nostro pianeta come sta? Nel senso, leggiamo spesso notizie più o meno allarmanti, perché l'allarme c'è. Quali sono gli scenari, visto che sappiamo che ce n'è più di uno, e quali sono, diciamo, le prospettive anche più plausibili? Allora, diciamo innanzitutto, affermiamo alcuni punti che ormai sono punti ben consolidati nell'ambito della comunità scientifica, nonostante ogni tanto in TV si vada qualche tipo strano che abbia delle idee un po'. I fondamentali sono: il primo è che siamo in una fase di riscaldamento globale, questo ormai è fuori di dubbio. Negli ultimi 100 anni le temperature globali sono salite di circa un grado, poco più di un grado. E adesso può sembrare poco, no? Direi vabbè, che cos'è un grado? In realtà a livello globale un grado in 100 anni è una variazione molto molto veloce rispetto a quello che succede normalmente al sistema climatico terrestre. Negli ultimi 10.000 anni, quindi da quando è iniziato l'ultimo periodo, diciamo, interglaciale, l'ultima glaciazione, quella del film, l'era glaciale, per capire, circa 20.000 anni fa, le temperature erano 4-5 gradi più basse a livello globale, sono salite raggiungendo il picco interglaciale circa 10.000 anni fa e il clima è stato relativamente stabile. E questo ha consentito alla società di svilupparsi. Questo grado in 100 anni è una cosa che non è mai accaduta negli ultimi 10.000 anni. Volevo anche sfatare un paio di leggende metropolitane, no? Si dice che ai tempi dei romani il clima fosse più caldo perché Annibale ha passato le Alpi con gli elefanti. Chi dice questo non dice che su 50 elefanti solo 2 o 3 sono riusciti a passare gli Alpi. O che durante il periodo medievale le temperature fossero più alte perché si faceva il vino in Gran Bretagna, cosa che si fa anche adesso, magari, ecco, non è il massimo, ma le temperature oggi sono le più alte negli ultimi 3-4 mila anni. C'è stato un progetto europeo, un progetto internazionale che l'ho stabilito in maniera molto, molto ferma. Tu mi chiedevi degli scenari futuri, diciamo, gli scenari futuri ne sono stati vari. Allora, intanto la seconda domanda è: perché le temperature stanno alzando? Le temperature stanno alzando perché stanno aumentando in atmosfera le concentrazioni di quei gas che noi chiamiamo gas serra, quello che ci interessa di più è l'anidride carbonica. Questi gas serra hanno la proprietà di intercettare parte della radiazione infrarossa emessa dalla superficie della Terra. Ogni corpo emette radiazione infrarossa per raffreddarsi, perché altrimenti continuerebbe a riscaldarsi
in continuazione. E questa reazione infrarossa emessa dalla superficie, invece di fuggire nello spazio, viene parzialmente intercettata da questi gas serra che la riflettono verso la superficie e quindi mantengono la temperatura del pianeta ai livelli attuali. Però le quantità, soprattutto di due di questi gas serra, l'anidride carbonica ed il metano, negli ultimi 100 anni sono aumentate vertiginosamente, anche questo mai successo. Solo negli ultimi 10.000 anni direi un aumento di questa velocità. L'anidride carbonica è aumentata il 45% in 100 anni, il metano è più che raddoppiato in 100 anni e questo il nostro pianeta non lo ha mai visto. Un aumento così rapido ed è dovuto a noi, appunto all'uso di combustibili fossili per la CO2, per l'anidride carbonica e allevamenti intensivi per il metano. Se si dovesse continuare in questo modo, dipende un po' da quale sarà lo sviluppo tecnologico. Io in genere faccio questo esempio: supponiamo che Greta, ormai tutti conosciamo Greta, venga eletta imperatrice del mondo, mette tutti in riga e si riesce a stare dentro quello che è stato l'accordo di Parigi del 2015, quindi limitare il riscaldamento al di sotto dei 2 gradi, significa stabilizzare le concentrazioni di gas serra a livelli non molto più alti di quelli che abbiamo adesso, e questo si può fare solo con una drastica riduzione delle emissioni, ma non per 2 o 3 mesi, dovrebbe essere una riduzione continua, si parla di circa 75-80% entro il 2050. Se successe questo, le conseguenze dei cambiamenti climatici sarebbero gestibili con delle politiche di adattamento. Lo scenario più preoccupante è quello cosiddetto business as usual, vuol dire se non si fa niente per cambiare il modo in cui l'economia sta andando avanti o l'industria e così via, in questo caso i modelli prevedono un innalzamento anche di 4 o 5 gradi per la fine del secolo. Se, come vi ho detto, 1 grado già era tanto, immaginate 4 o 5 gradi significa il vostro corpo come pianeta, come se in un'ora la vostra temperatura, la vostra febbre salisse fino a 40, 41, 42 gradi. E a quel punto, le cose cominciano a diventare molto, molto preoccupanti. Poi non è quel grado, 2 gradi in più che sono la cosa importante. La cosa importante sono gli effetti che questo riscaldamento globale ha sul clima. I principali sono 3 o 4. Il primo è l'aumento di questi eventi che noi chiamiamo catastrofici, questi eventi molto estremi sia di carattere alluvionale che di carattere siccitoso. Questo è anche semplice da spiegare perché un'atmosfera più calda ha più energia e può contenere più vapor d'acqua, quindi quando piove tende a piovere molto più intensamente. E al tempo stesso occorre più tempo per innescare la pioggia e quindi si allungano i periodi secchi. Quindi anche qui un piccolo paradosso: aumenta il rischio sia di eventi alluvionali che di eventi siccitosi. Per darti un'idea, negli anni 80 i dati da assicurazioni, che ovviamente sono molto interessati a questi eventi catastrofali, li chiamano, ne accadevano circa 200 all'anno. Adesso ne accadono circa 800 all'anno, cioè 4 volte tanti in 40 anni, che è un aumento anche lì molto molto veloce. L'altro fenomeno molto preoccupante è l'aumento del livello del mare, che si innalza per lo scioglimento dei ghiacciai e per l'espansione termica dell'acqua. Negli ultimi 100 anni il livello del mare è salito di circa 26-27 centimetri a livello globale. Anche in Adriatico, quantomeno a Trieste, i dati sono più o meno in linea con quelli lì, e chiaramente l'aumento del livello del mare determina danneggiamento delle zone costiere, maggiore alluvioni costieri, infiltrazione di acqua salina nel suolo, ostilità e così via, e mareggiate, erosione, quindi città come Venezia si prevede questo business as usual, più di 1 metro di ulteriore innalzamento a Venezia sostanzialmente. Ecco, io ho alcune domande. Beh, la prima,
credo che dovrebbe essere chiaro a tutti che tu giustamente l'hai sottolineato, no? Limitiamo i danni, perché non è che bloccandoci oggi si torna come prima, cioè c'è una lunga inerzia, mi pare di capire, giusto? Una lunga inerzia, perché come ti dicevo, i gas serra rimangono in atmosfera per 50-100 anni, quindi l'unica cosa che possiamo fare è di, anche abbattendo completamente le emissioni da qui per i prossimi 100 anni, le temperature anche per l'inerzia del sistema, l'inerzia degli oceani e così via, le temperature continuerebbero a salire leggermente. Quindi, adesso, realisticamente parlando, l'unica cosa che si può fare è contenere il riscaldamento e questi effetti di cui ho parlato, quindi eventi estremi, livello del mare, scioglimento dei ghiacciai, quindi perdita di acqua e così via, effetti sulla salute, magari poi ne parliamo, di riuscire a contenerli al di sotto di quella che viene chiamata soglia di pericolo, che sono i famosi 2 gradi rispetto a valori preindustriali, quindi 1 grado rispetto a quelli attuali. Al di sotto di questa soglia, con delle politiche di adattamento, per esempio innalzare gli argini costieri come stanno facendo in Olanda e in altri paesi, insomma, si riuscirebbe a gestire questa emergenza. Se si comincia a parlare di 3-4 gradi, diventa molto difficile, perché vivremmo in uno sconvolgimento climatico, un pianeta diverso, e a quel punto è anche molto difficile prevedere che cosa potrebbe succedere. Per esempio, per il Mediterraneo, i nostri modelli prevedono un clima molto molto più secco e caldo. Per darti un'idea, è come se tu prendessi l'Italia dal punto di vista climatico e la spostassi 1.000 km più a sud, cioè il nostro clima sarebbe simile a quello dell'Africa, del nord, l'Africa settentrionale, cioè un clima semiarido. Quindi se pensiamo a chi sono i migranti oggi, magari possiamo immaginarci chi potrebbero essere i migranti di domani. E quindi, e poi fra 80 anni, non è che stiamo parlando di decine di migliaia di anni. Quindi, Molti dare poi noi li vedrà. il COVID, insomma, si può limitare il famoso fattore R e mettere su un sistema, nel COVID era un sistema sanitario, nel caso del clima, un sistema di adattamento che ci permette di affrontare la crisi. Esatto, questa cosa, no? Un po' abbiamo visto negli ultimi mesi, purtroppo, soprattutto l'Antartide occidentale sta dando forti segni di cedimento. Quindi da una parte c'è sicuramente un innalzamento del livello medio del mare e dall'altra appunto anche il clima cambia, per cui una regione appunto come l'Italia potrebbe diventare arida o comunque semiarida. La domanda è, sarà un pianeta meno ospitale anche, cioè le zone in cui l'uomo può vivere si ridurranno probabilmente o sarà semplicemente spostato verso i poli? Guarda, sicuramente sarà spostato verso i poli, ma sarà anche in generale un pianeta meno ospitale, almeno per l'uomo. Allora, 50 milioni di anni fa, ai tempi dei dinosauri, le temperature erano molto più alte di oggi, erano 7, 8, 10 gradi, e ai dinosauri gli andava alla grande, perché erano, cioè, rettili praticamente, quindi non avevano il problema di raffreddarsi con l'evaporazione, no? Con il sudore. Il corpo umano è diverso, il corpo umano ha bisogno di non superare i famosi 37 gradi, 37 gradi e mezzo del Covid, diciamo così, e il principale meccanismo di raffreddamento è lo scambio sia di calore con l'ambiente e anche l'evaporazione del sudore, subiamo sostanzialmente per raffreddarci. Se le temperature esterne sono molto alte, sono già più alte della nostra febbre, chiaramente non c'è più scambio di calore. In più, se l'umidità relativa è anche molto alta, non riusciamo neanche più a evaporare il nostro sudore. In quel caso lì, non si riesce più a vivere per periodi estesi fuori di casa. Già oggi in alcune parti del mondo ci sono zone, soprattutto in Medio Oriente, soprattutto nelle zone più calde del globo, dove bisogna rimanere sempre dentro, sostanzialmente, vive praticamente dentro con aria condizionata.
se tu aggiungi 4-5 gradi con valori di umidità molto alti, ci sono stati studi che hanno mostrato come queste zone di non vivibilità significa che non possiamo vivere fuori per periodi prolungati, almeno d'estate, sarebbero molto più ampie. E cosa ancora più grave, sarebbero molto più ampie soprattutto nei paesi più poveri che vivono nelle zone tropicali. Quindi questo potrebbe comportare queste di cui si è parlato molto, queste migrazioni ambientali di massa, che sarebbero veramente migrazioni di massa. Io faccio l'esempio, tutti fanno l'esempio del Bangladesh, la capitale Bangladesh, Dhaka, è già oggi al di sotto per la maggior parte al di sotto del livello del mare, come l'Olanda, diciamo. E ogni anno, durante la stagione dei monsoni, loro hanno questi alluvioni ricorrenti. Aggiungi un metro, Dhaka scompare, 18 milioni di abitanti da qualche parte devono andare, quindi situazioni bibliche direi, altro che qualche gommone che oggi arriva sulle nostre coste. Quindi in generale sarebbe un pianeta per l'uomo e per come la società è diciamo, conformata meno vivibile. Non significherebbe la fine della specie umana, significherebbe dover rimescolare tutto, insomma, zone che adesso sono vivibili non lo saranno, zone che magari adesso sono troppo fredde diventeranno più vivibili, ci sarebbero dei vincenti e dei perdenti, molti più perdenti che vincenti, ma in generale diciamo che se c'è una cosa che il Covid ci ha insegnato è che la nostra società in realtà è molto vulnerabile, a queste crisi di carattere globale. Insomma, se ci pensiamo, il Covid è stata una cosa sicuramente molto grave, però non era la peste, non era Ebola a livello globale o neanche l'influenza spagnola. Insomma, alla fine sono stati molto di meno, eppure ha messo in ginocchio le nazioni più forti del pianeta, letteralmente in ginocchio. Quindi basta poco in una società che già vive ai limiti, no? La sostenibilità, basta relativamente poco a metterci in ginocchio. Quindi queste crisi ambientali hanno veramente il potenziale di essere molto più gravi della crisi del Covid, che bene o male dopo un anno, 2 anni va via, o non so, adesso vedremo quanto ci vorrà, mentre quelle ambientali rimarranno per tanti anni. Io sono indeciso perché poi sentendoti parlare mi vengono in mente assolutamente due cose diverse. Te ne faccio prima una, ti faccio prima una domanda, poi un'altra. Beh, la prima, appunto, la scarsa gestione a livello internazionale del Covid, diciamo, è anche un esempio da seguire magari per certe cose e non, da non seguire per altre, di come si gestisce un'emergenza globale, come dicevi tu, no? Volendo fare dei parallelismi, però spostandoci sul clima, com'è che si reagisce, com'è che si gestisce una crisi mondiale come quella ambientale? Perché appunto il Covid è limitato, mentre non è che il cambiamento climatico si è fermato appunto durante il Covid, cioè è un'emergenza che continua e continuerà in futuro. Come si agisce? Certo, allora diciamo la cosa più importante che poi è stata ed è importante anche per la gestione del Covid è che queste sono emergenze globali, cioè non basta che sia solo un paese o un'area del pianeta a adottare determinate politiche di risposta alla crisi. Non serve niente se è solo l'Italia o solo la Germania o solo la Cina che mette su determinate politiche per il Covid come per i cambiamenti climatici, perché poi ormai il mondo è globalizzato e quindi occorre una cooperazione internazionale, un coordinamento fra tutte le nazioni che adottino lo stesso tipo di politiche. Purtroppo nel Covid questo non è accaduto e tra l'altro molte nazioni non hanno neanche imparato dalle altre, basti vedere cosa sta succedendo oggi negli Stati Uniti o in Brasile. Quindi una lezione appunto è quella di avere un grande coordinamento. Il secondo è che questo coordinamento a livello diciamo
nazionale, diciamo, dall'alto, poi deve essere accompagnato anche da un impegno personale, perché puoi fare tutte le leggi che vuoi, puoi scrivere tutti i DPCM che vuoi, se poi la gente le mascherine non se le mette, non serve a niente. Quindi si può fare, anche nel caso del clima, tutti gli accordi che vuoi, se poi le nazioni, ma anche gli individui, non cambiano un minimo di stile di vita, non succede, insomma, non si riesce a superare la crisi. Il terzo punto fondamentale è l'azione immediata, l'azione urgente all'inizio della crisi. Se si aspetta, l'abbiamo visto col Covid, no? Se all'inizio della crisi, quando c'è stato il famoso caso zero, caso uno, adesso tu sai meglio di me che forse anche prima il virus era già sul territorio, eccetera, però se già in febbraio avessimo messo tutte le mascherine, quel famoso fattore R probabilmente sarebbe stato minore di 1 fin da febbraio, e quindi non ci sarebbe stata la necessità del lockdown, no? Sicuramente qualcosa si sarebbe dovuto fare in ogni caso, ma non una cosa così estrema come il lockdown. Nel caso del clima è lo stesso tipo di ragionamento: più si aspetta e più, per rimanere al di sotto appunto di questi livelli di guardia, si dovranno avere misure cosiddette draconiane, cioè misure forti, mano a mano che le cose peggiorano. In più, appunto, siccome c'è questa grande memoria del sistema, è veramente molto molto importante che fin da subito, fin da adesso, si prendano delle iniziative per, soprattutto per limitare queste emissioni di gas serra. Poi magari parliamo di quali possono essere queste iniziative. Ed è per questo che, diciamo, questo dopo Covid offre così uno spunto per magari ripartire in maniera un po' diversa. Perché sicuramente c'è tempo per evitare la crisi climatica ed altre crisi ambientali, però non si può aspettare, perché altrimenti avremo un lockdown, ma non di 2 mesi. Un lockdown abbastanza brutto, che magari ci viene imposto dalla natura e non dai governi. Quindi cerchiamo di evitarlo, e per questo dobbiamo cominciare subito a prendere azioni necessarie. Ecco, io vorrei, tu giustamente l'avevi detto prima, il cambiamento climatico non è assolutamente democratico, no? Perché chi inquina di più spesso sono anche i paesi meno colpiti o colpiti in maniera meno forte, diciamo, dagli effetti del cambiamento climatico. Questo è vero? E quali sono, secondo te, è possibile trovare una qualche forma di indennizzo? Qual è la forma di indennizzo più corretto, diciamo, per questo rapporto sbilanciato? Questa è la domanda più difficile. Diciamo che molte di queste negoziazioni sono fallite proprio per questo problema che tu hai appena detto, nel senso che finora maggiori attori per le cause del problema climatico sono stati i paesi industrializzati, Stati Uniti, Europa, Giappone e così via. Oggi però, diciamo, tra virgolette, i grandi inquinatori sono altri paesi, sono i paesi emergenti. Oggi il primo emettitore di gas serra è la Cina, e l'India sta venendo appena dietro. E chiaramente loro dicono: voi finora avete causato il problema e adesso dite a noi di risolverlo. D'altro canto, se non ci si mette d'accordo tutti insieme, non si va da nessuna parte. Quindi un grosso aspetto di queste negoziazioni è proprio come fare sì che questi paesi, prima o poi anche l'Africa avrà il suo sviluppo economico. Far sì che questo sviluppo economico non avvenga in maniera che appunto danneggi il clima e l'ambiente, ma avvenga in maniera climate friendly, come si dice, quindi uno scambio di tecnologie. Oggi si parla molto di trasferimento di tecnologie verdi per i paesi emergenti, che dovrebbe un attimo compensare la situazione. Tu parlavi anche di questa ingiustizia climatica, molto simile
dell'ingiustizia sociale, nel senso che quello che i modelli dicono, per esempio nel caso delle piogge, è che nelle zone dove già oggi piove molto, cioè le alte latitudini, per dire Europa settentrionale, Russia e così via, avranno più pioggia, e zone che già oggi sono relativamente aride, come il Mediterraneo, o secche, più secche, Mediterraneo, Centro America, molte zone tropicali, ne avranno di meno. E quindi questo chiaramente acuirà tante problematiche che già oggi ci sono, per esempio per l'acqua. L'acqua sarà, secondo me, un bene. Già oggi tante guerre vengono fatte a causa dell'acqua. In Medio Oriente, secondo me, non sono problemi religiosi che fanno combattere le persone, ma sono problemi legati alla gestione dell'acqua, che è scarsa. E sarà sempre più così. E pensa che io una volta ho parlato con un ricercatore russo. La Russia è uno di quei paesi dove si prevede pioverà di più, e lui mi disse che in Russia già cominciano ad attrezzarsi per vendere non più gas naturale, ma per vendere acqua, cioè quelli che oggi sono i grandi oleodotti potrebbero diventare grandi acquedotti. La differenza è che senza petrolio e senza gas si vive, senza acqua non si vive più, quindi questa grande disparità sarà ancora di più, e quindi è un'altra ragione per evitare che si arrivi a questi a questo tipo di situazioni. Cosa è fattibile, basta volerlo fare, come con il Covid. Certo, ma ascolta, venendo un po' invece poi ai risvolti sanitari, ecco, c'è, credo ormai 5 anni fa, l'Lancet aveva titolato che la più grande minaccia per la salute globale del XXI secolo è proprio il cambiamento climatico, no? Perché un po' le ondate di calore, un po' l'inquinamento stesso per le patologie respiratorie. Quali sono, secondo te, i cambiamenti che impattano di più sulla salute umana, cambiamenti climatici, diciamo? Ma guarda, sicuramente tutto quello che è legato al stress termico, di cui ho già parlato prima, impatta fortemente sulla salute umana. Basti pensare che quando ci fu nel 2003, nell'estate 2003, ci furono quelle ondate di calore. All'epoca, senza precedenti, di allora ne sono venute altre, una l'anno scorso. All'epoca ci furono, mi sembra, più di 40.000 decessi, che furono in un mese, due mesi, agosto e luglio, che furono attribuiti a queste ondate di calore, semplicemente problemi cardiorespiratori associati all'eccessivo caldo, e anche in quel caso sono i più vulnerabili che rimangono, no? Quelli che hanno, così via. Quindi quello è sicuramente un problema. L'altro problema è con temperature più alte, alcune malattie infettive possono espandersi in zone dove adesso, tra l'altro insieme con la globalizzazione, per esempio la malaria o la febbre del Nilo, già stanno aumentando la loro zona di azione, ma poi ce ne sono altre. Per esempio, una interessante, uno studio che abbiamo fatto qualche anno fa sulle malattie legate ai pollini. Tra l'altro io, fra le altre cose, sono anche molto allergico a vari tipi di polline, e in Europa c'è un polline che si chiama Ambrosia, una pianta invasiva che emette un polline molto molto allergenico, soprattutto per anziani e bambini. E oggi l'epicentro di questa ambrosia, di questo polline, è il sud-est Europa, quindi Ungheria, Croazia, nord-est dell'Italia. E sono sicuro che molti sanno di quello di cui sto parlando, perché molti soffrono per questo polline. Chiaramente la stagione di impollinazione, con l'aumentare delle temperature, si allunga, e quindi sono più polline che vengono emessi, in più allargano le zone dove questa pianta può crescere. Infatti già questa pianta sta diventando zone del centro Europa, causando appunto un
cioè noi avevamo visto che c'era un forte aumento della suscettibilità al polline causato dal fumo. E poi parlavi dell'inquinamento. Adesso ti do un paio di numeri che sono usciti fuori dallo studio di Science. Studi epidemiologici che hanno dimostrato che ogni anno dai 5 ai 7 milioni di persone sono prematuramente, praticamente quello che fa il Covid, cioè sono persone che magari hanno già delle storie pregresse e così via, problemi cardiorespiratori, e l'inquinamento appunto quei 7 milioni all'anno, in Italia 40.000 e sul Covid ne ha circa 33.000, l'inquinamento ogni anno più di 40.000, eppure l'inquinamento nessuno lo chiama una pandemia. Secondo me, dico, un qualcosa che è la terza causa maggiore di morti al mondo sicuramente dovrebbe essere chiamata una pandemia, e sicuramente si dovrebbe fare qualcosa per ridurlo. Adesso con i cambiamenti climatici il problema l'inquinamento peggiorerà, perché più alte sono le temperature, c'è più ozono, diciamo inquinamento, si parla di ozono e di particolato atmosferico. Se le temperature sono più alte c'è più ozono, le morti appunto nell'estate del 2003, e in più se i periodi secchi si allungano e c'è più particolato atmosferico. Noi abbiamo fatto uno studio qualche anno fa in cui abbiamo visto che in Europa potenzialmente si potrebbero raddoppiare i giorni in cui si danno gli allarmi per livelli di ozono troppo alti. E sai che se il livello di ozono va troppo in alto si dà un allarme, la protezione civile dà un allarme e teoricamente gli anziani dovrebbero rimanere in casa, i bambini dovrebbero rimanere in casa. Il numero di questi allarmi nei prossimi 50 anni, abbiamo fatto questo studio sempre nello scenario business as usual, potrebbe raddoppiare. E in più ci sono tutte le patologie legate ai disastri naturali, e chiaramente soprattutto nei paesi in via di sviluppo, patogeni del colera, malattie di grado urbano, c'era un disturbo. Il disturbo è andato via. Ok. Diciamo, queste malattie legate al degrado urbano e a così, problemi legati a eventi molto distruttivi, che quindi aumenterebbero. Quindi molti aspetti sanitari sarebbero qui nel cambiamento climatico. Ma a me colpiva anche assolutamente, cioè qua, quando c'è stata la tempesta Vaia tra diciamo Trentino, Belluno e Veneto, uno dei primi pensieri era stato di mettere in sicurezza l'approvvigionamento idrico, perché per evitare che si diffondessero appunto microrganismi attraverso l'acqua, patogeni. Quindi effettivamente anche una tempesta estrema, di forza estrema, ha riflessi diretti giù. Tra l'altro, adesso che mi ci fai pensare, c'è anche un altro problema, così un po' più, come dire, esoterico se vuoi, cioè è stato menzionato quello dei paleobatteri. Potrebbero esserci dei batteri che oggi sono, diciamo, incapsulati nei ghiacci, sono, come dire, dormienti, in ibernazione nei ghiacci, e con lo sciogliersi appunto dei ghiacciai potrebbero tornare. Sono batteri di decine di migliaia di anni fa, magari il nostro corpo non è abituato, o i nostri antibiotici non vanno bene. Quindi si è parlata anche di questa ipotesi, un po' estrema, speriamo bene, ma insomma è anche teoricamente qualcosa che potrebbe succedere. Ecco, entriamo nel futuro adesso. Cioè, abbiamo già un po' accennato qua e là, no? Che questa emergenza sanitaria ci dia anche, possa diventare, oltre che un disastro come è stato, diciamo, un'occasione per ripartire in maniera diversa. Secondo te,
come dovremmo ripartire, com'è che dovremmo... Ma guarda, sia dal punto di vista dei cambiamenti climatici che dal punto di vista dell'inquinamento, l'aria, acqua e così via, diciamo, problemi ambientali, diciamo così, il pianeta è sotto assedio da vari fronti, clima, inquinamento, deforestazione, perdita di fertilità del suolo e così via, insomma. Molti di questi problemi sono legati all'uso di combustibili fossili, quindi petrolio, carbone e gas naturale. Adesso, questi combustibili ovviamente hanno contribuito allo sviluppo della nostra società, però insomma, come tutte le cose nelle ere passate, c'è stata l'età della pietra, l'età che è finita, non perché siamo finite le pietre, ma perché si è scoperto il ferro, poi c'è stato il ferro, che non è che sia finito perché è finito il ferro, ma perché si scopre sempre qualcosa di meglio. E noi siamo a quel punto, secondo me, diciamo, l'età cosiddetta del petrolio volge al termine, ci sono delle alternative, l'alternativa di quella cosiddetta green economy. Prima di tutto dal punto di vista energetico sono due le cose principali. La prima è l'efficienza energetica, cioè oggi noi sprechiamo circa il 60% dell'energia prodotta, che viene prodotta, significa che la nostra società va con un motore a rendimento bassissimo. Adesso è chiaro che non puoi usarla tutta perché c'è il secondo principio della termodinamica, ma insomma, sono dei motori migliori di quelli che abbiamo noi. Questo spreco viene o nel momento della produzione o del trasporto, dell'uso dell'energia, e quindi in tutti questi contesti si può migliorare. Un modo per migliorare il rendimento è di passare da quelli che oggi sono motori termici a motori elettrici. I motori elettrici hanno rendimenti molto più alti, quindi nell'ambito dei trasporti, auto elettriche, bus elettrici, biciclette, treni, insomma, elettrificare i trasporti, elettrificare il riscaldamento anche l'industria. Molta dell'energia per l'industria potrebbe provenire da fonti elettriche, però ovviamente poi questa elettricità dovrebbe essere prodotta non da fonti fossili, altrimenti il problema non sicura, ma quindi bisognerebbe usare quelle che vengono chiamate fonti di energia rinnovabili. Ce ne sono tante: c'è l'idroelettrico, geotermico, solare, eolico, e adesso c'è anche molta ricerca nell'ambito di energia prodotta dal moto ondoso degli oceani. E questo processo di decarbonizzazione del sistema energetico è già in atto. Ormai la maggior parte degli investimenti in Europa, ma anche negli Stati Uniti e in altri paesi, sono sulle fonti rinnovabili. Per dirne una, la Cina è il maggior produttore di energia eolica al mondo ed è il leader nel campo delle auto elettriche, quindi anche la Cina comincia a cambiare. E la cosa, diciamo, la buona notizia a questo riguardo è che questa transizione energetica è una transizione che non richiede perdita di benessere, cioè o di ricchezza, nel senso che oggi costruire una centrale eolica piuttosto che una centrale fotovoltaica o idroelettrica, dal punto di vista strettamente economico, è più conveniente che non costruire una centrale a carbone o una centrale a petrolio. Questo perché non siamo più ai tempi degli anni 60, no? Dove bastava fare un buco in Texas e il petrolio usciva. È sempre più difficile prendere il petrolio, trasportarlo, raffinarlo, eccetera, lo stesso con il carbone, e quindi il costo dei fossili è sempre maggiore, mentre con il migliore delle tecnologie il costo dei rinnovabili è sempre migliore, ma già oggi sono confrontabili. Anzi, oggi come oggi, la forma di energia economicamente più conveniente è l'idroelettrico. Quindi, diciamo, la transizione sta avvenendo, secondo me non si fermerà, bisogna accelerarla, soprattutto bisogna che i paesi emergenti
la adottino sempre di più, perché l'Europa e gli Stati Uniti sono già abbastanza, anche gli Stati Uniti hanno alcune posizioni dell'amministrazione e le emissioni stanno diminuendo. E negli Stati Uniti la cosa principale è il PIL, vuol dire che dal punto economico, dal punto di vista economico è più conveniente. Poi esistono altre due cose da fare. Uno è fermare la deforestazione e possibilmente avviare una riforestazione. Le foreste per crescere usano la fotosintesi, quindi assorbono, oggi come oggi, circa il 10% del problema dei gas serra. Non risolve tutto il problema, ma già il 10%, e poi una riforestazione, ma chiamiamo 15-20%, è un altro passo. Non c'è nulla da solo. E poi c'è il problema del metano, quindi degli allevamenti intensivi, e quindi della riduzione di questi allevamenti. Adesso ti occupi di sanità e insegni che una dieta mediterranea probabilmente la dieta che fa meglio la salute, queste dieta basate su hamburger e così via. Niente, sì. Quindi ecco, passare, non dico che tutti dobbiamo diventare vegetariani, insomma, troppo sicuramente, però pure l'uso della carne è qualcosa di più ragionevole e soprattutto gli sprechi alimentari. Che veramente si punta molto sulla riduzione degli sprechi. Oggi noi spendiamo circa il 30% del cibo che ci viene sulla tavola, cioè non sulla tavola, prodotto di ghiera, ecco. 30%, il cibo vuol dire acqua. Il chilo di riso è stato stimato occorrono attorno ai 15.000 litri d'acqua. Quindi, ragazzi, quando buttiamo via 100 grammi di fettina perché non ci piace, no? O quel che sia, stiamo buttando via qualche migliaio di litri d'acqua. Quindi ridurre gli sprechi, una dieta più di tipo mediterraneo, anche economia a chilometro zero, cioè sfruttare più le risorse locali, particolarmente in Italia, credo che sia una delle cose da fare. Quindi efficienza energetica, rinnovabili, riforestazione, dieta mediterranea, sono tutte cose che sono perfette per l'Italia, quindi specialmente per l'Italia io non abbiamo scuse a qualcosa di questo tipo. Ascolta, sono assolutamente d'accordo, poi appunto ridurre il consumo di carne fa benissimo anche alla salute, per cui andiamo proprio. Ascolta, è arrivata intanto una domanda che chiede, come Cristina chiede, come si può pensare di accelerare questo dovuto passaggio alle energie pulite? Con incentivi forse? Come la vedi? Sicuramente gli incentivi fanno tantissimo. Quando negli anni, adesso non so quando siano. Cioè, durante il periodo dei grandi incentivi per le rinnovabili si è fatto un enorme passo avanti nella ricerca sulle rinnovabili e anche nell'uso delle rinnovabili. Quindi dal punto di vista governativo il metodo migliore penso sia quello degli incentivi, cioè bisogna mettere su un tavolo tecnico che studi le varie soluzioni di cui ho parlato. Però anche dal punto di vista personale, diciamo che noi come cittadini abbiamo due strumenti per far sentire la nostra voce, a parte dirlo, abbiamo il voto, quindi andare a vedere, adesso non voglio dire sinistra, destra, eccetera, perché poi sempre in polemica, ma andare a vedere cosa i partiti dicono, pensano su queste politiche rivolte alla green economy. E secondo, siamo consumatori, cioè noi possiamo decidere che tipo di energia usare. Oggi ci sono tante opzioni, per esempio di ditte, di aziende che si fondano più sulle energie rinnovabili di altre, ma anche quando andiamo a comprare al supermercato
pesce, verdura, eccetera, andare a leggere le etichette da dove vengono. Cioè, è assurdo andare a comprare robe che ci sono dall'altro lato del pianeta quando magari per 10 centesimi in più possiamo comprarla fatta dal Trentino o da qualche altra parte. Quindi è chiaro che se lo facciamo solo io e te non succede niente. Dovrebbe essere un movimento di massa, che è un movimento di opinione, che non solo metta pressione alla politica, ma cambi un po' il modo di appunto, i consumi e il modo di anche di usare le risorse, la famosa economia circolare, quindi riciclare. Spero che tutti lo facciano. Anche usare di più, non cambiare tutto dopo un anno, so, perché magari lo senti alla TV, c'è qualche pubblicità che te lo inculca. Quindi sono tutte cose molto razionali, molto semplici da fare, però importanti che le facciano tutti. Certo. Ecco, io ho una domanda, invece mi hai fatto pensare. Ogni ciclicamente, direi, ogni anno o su due, diciamo, torna fuori il discorso cosiddetta carbon tax, no? Di tassare fondamentalmente beh, vabbè, la produzione di energia e tutte le attività che bruciano fondamentalmente combustibili fossili. Secondo te questo approccio punitivo, contrapposto a quello degli incentivi, che invece è premiante, che limiti ha? Funziona? Non funziona? Ma da quello che ho visto funziona in maniera abbastanza parziale. Io personalmente, come dici tu, sono più propenso al primo approccio, quello che cerca di aiutare le persone ad andare in una certa direzione, anche perché ormai la direzione è quella, cioè non è che bisogna forzare più nessuno, bisogna solamente accelerare un processo che è già in atto. Quando si parla di tasse, carbon tax, eccetera, poi ovviamente la gente, no? Non è mai contenta, quindi diciamo una parola che probabilmente si potrebbe anche evitare. A volte è necessario, insomma, imporre determinate regole perché, insomma, non tutti le seguono, però. Secondo me, andare verso gli incentivi, soprattutto cambiare la cultura di come noi vediamo la società, nel senso che oggi c'è l'equazione combustibili fossili significa sviluppo, ma questa equazione non funziona più, né per noi né per i paesi emergenti. Ma questa cultura deve venire dal basso, quindi soprattutto per i ragazzi, nelle scuole. Cominciare a insegnare ai ragazzi un modo di vita un po' diverso che migliorerà le loro vite e le vite di tutti noi. Quindi io sono più per un approccio positivo, educativo alla cosa, piuttosto che un approccio restrittivo che a volte provoca le reazioni opposte. Ok, sì, assolutamente, poi hai fatto bene, credo l'approccio poi educativo delle nuove generazioni è fondamentale, anche per il pianeta poi sarà loro, per cui bisogna… Dico che a scuola si dovrebbe insegnare una materia educazione ambientale. E noi, ai miei tempi, c'era la materia educazione civica dove si insegnava ad essere cittadini italiani, adesso c'è un'educazione ambientale che insegna ad essere cittadini del mondo, del pianeta. Quindi io spero che anche la scuola andrà in quella direzione. Ok, vediamo se ci sono altre domande dal pubblico. Allora, no, li abbiamo sfiniti di chiacchiere, Filippo. Una bella giornata qui, quindi magari. Esatto, fuori tutti. Va bene, dai, allora io vi ringrazio, ringrazio il professor Giorgi. E vi aspettiamo alle prossimi appuntamenti col Festival Salute Globale. Arrivederci, Filippo. Grazie Davide e un saluto a tutti quanti. Arrivederci. Arrivederci.